Abbiamo fatto una sorpresa con la maglia, con le presenze raggiunte in Serie A del direttore, volevo omaggiarlo per la chiamata. Interverrà adesso il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino, al suo fianco il direttore sportivo Stefano Trinchiera e poi ci sarà spazio per le vostre domande. Prego direttore, quando vola. Dicevo prima, pensando di essere già in onda, da dove cominciamo? Perché siamo alla fine di una stagione. Siamo sinceramente tutti un po' provati, un po', scusate pure un po' la voce, siamo un po', oltre che provati, siamo anche stanchi, chi più, chi meno, ma siamo tutti stanchi perché tutti coinvolti in questa nuova impresa che siamo riusciti tutti insieme a raggiungere. La cosa migliore per tutti sarebbe quella di andarsene in vacanza, di farsi una bella vacanza, però c'è chi può e gli auguro di farsela e c'è chi non può, quindi Stefano e quelli come voi ancora impegnati non potranno permettersela. Ma oggi siamo qui non per parlare di vacanze, chi può, chi non può. Siamo qui per, soprattutto per un motivo importante, quello che è, che per noi dell'area tecnica, dopo che il Presidente ha fatto quella societaria relazione incontrandovi, anche noi dell'area tecnica, come ci conviene fare ogni anno, dopo ogni mercato, ci piace essere qui per portare e per fare un rendiconto di quello che è stato fatto, di quello che è stato fatto da parte nostra. Ci corre innanzitutto, soprattutto, ci corre il pensiero di ringraziare tutti quelli che dell'area tecnica che hanno contribuito, il Presidente l'ha fatto ringraziando tutti quelli dell'area societaria, io come responsabile dell'area tecnica, perché è sincero, vero, il mio pensiero verso chi in questo ciclo dove ci ha visti veramente dalla promozione alle due salvezze al raggiungimento dello scudetto Rinovera, l'anno prossimo di partecipare al quarto anno consecutivo in Serie A Primavera, di ringraziare tutte le aree che coinvolte, iniziando soprattutto da quello che hanno fatto gli allenatori che hanno contribuito a questi nostri successi, da Baroni, da Taversa, a Gotti, a Greco della Primavera, al nostro Coppitelli, che e quindi un grazie a loro, un grazie anche a tutti i responsabili delle aree, dall'area sanitaria all'area logistica, all'area organizzativa. Quindi veramente un grazie sincero, perché è stata, come tutte le altre stagioni, molto impegnativa. Non ho citato i calciatori, mi ero dimenticato. Un grazie soprattutto a loro, anzi devo dire che le valutazioni che avevamo fatto quando siamo venuti qui a gennaio a dire che non erano né superficiali o valutazioni che non tenevano conto di quello che sarebbe stato il rischio che avremmo corso non prendendo nessuno, si sono rivelate
azzeccate quelle previsioni, non, so, non erano né azzardate né superficiali. Anzi, con 38 punti abbiamo superato addirittura quello che è stato il punteggio dell'anno scorso. Quindi diciamo che è stata veramente una bella cavalcata. Beh, però come responsabile e con Stefano è giusto, dopo i ringraziamenti, tirare anche le somme su quello che abbiamo fatto e come lo abbiamo fatto, il nostro lavoro. Il lavoro, devo dire che è stato tanto, è stato tanto. E il lavoro dei direttori come si giudica? Non si giudica facendo analisi personali, analisi in base alla simpatia, all'antipatia di un direttore. Io non ho rancore, credetemi, non ho rancore verso nessuno che mi giudica, anche se lo fa in maniera superficiale, perché come è giusto che vengo criticato, qualcheduno, se io dico questo, non è una critica rancorosa, è una critica che deve prendersela come detta da uno che ha 49 anni di calcio, la può prendere come anche crescita. Perché un direttore, il lavoro dei direttori, come si giudica? Si giudica tenendo conto tanti aspetti, ma tanti aspetti che sono semplici. Non c'è bisogno di sforzarsi molto per valutare quello che si fa. Basta guardare, partendo da quando arriva un direttore, cosa trova? Quella è la prima considerazione. Ah, cosa trova quel direttore? In che categoria si trova? B. Cosa gli è stato lasciato di patrimonio? In quel momento che si giudica un direttore, in che categoria è quel direttore? Quel patrimonio che ha trovato è stato migliorato o è stato peggiorato? Quali risultati ha ottenuto quel direttore? Basta fare questa semplificazione ed è facile eliminare rancori personali, se siamo simpatici, siamo antipatici, non ho... giudicare su questi dati, i rancori lasciateli perdere. Dire che di essere, queste le cose belle che abbiamo detto, quelle non belle posso dire che essere noi o io in particolare ossessionato da certi aspetti, da certe cose, non mi rappresentano. Ma come ho detto prima, su quegli elementi che vi ho detto come si giudica un direttore, basta andare nella Camera di Commercio, pagare 3 euro, farsi dare i bilanci e vedere se il direttore che c'è adesso è quello che ha fatto debiti o non ha fatto debiti. Se il direttore che c'è adesso ha ottenuto risultati o non ha ottenuto risultati. Basta fare quelle considerazioni. È la stessa cosa, io porto dei dati, quando ho parlato prima di queste cose sono dati, non sono
pensieri personali, sono dati, e io vorrei invitare gli altri a fare analisi con i dati. Io non sono ossessionato dai social, io non lo sono, non ho profilo Instagram, non ho profilo Instagram. Che qualcuno mi dicesse se io ho risposto mai a qualcuno che mi ha accusato, se non ho fatto, eppure sono stato accusato di non fare gli interessi del mio presidente. Eppure la mia storia, sono rimproverato da tutti quanti di essere troppo affezionato a fare gli interessi dei presidenti che ho lavorato. Eppure sono stato accusato, non sono andato su nessun profilo a dire, sono stato accusato di una cosa che non è vera. Io sono uno che quando sono, pur partendo con l'indice di sostenibilità, che è difficile in Serie A essere salvi con un indice di sostenibilità come lo possiamo fare noi adesso, ancora. Quando sono a due punti dalla salvezza, essere accusato di essere colpevole, di sentirmi colpevolizzato. Sono andato mai su qualche profilo a dire che... mai. Eppure ho accettato, proprio perché chi mi ha dato fiducia, chi mi ha chiamato qui, all'insegna della sostenibilità, ho deciso di accettare questa sfida, di accettare di fare una Serie A partendo per ultimi. L'ho accettata volentieri, perché chi mi ha chiamato mi vuole bene, io li voglio bene, e ho accettato, voglio bene a questo territorio, e mi sono messo in gioco, sapendo di essere colpevolizzato, ma lo so, e ho accettato. Ma non sono andato, quando mi sono stato accusato di questo, ho fatto un tweet su miei, non ce l'ho profili, sono stato zitto. Però sono accusato di essere ossessionato dai social. Non sono andato su Twitter, su Instagram, su altri profili. Quando sono stato su un giornale, su un quotidiano, è uscito l'Amacordo del Lecce, senza raccogliere, lo dico, non voglio fare accuse delle cose. È stata fatta una pagina intera Amacordo delle salvezze del Lecce. Io l'anno prossimo, il Lecce farà 8 campionati di Serie A, su 12 miei nel Lecce. 8 campionati di Serie A sono miei. Su una pagina intera non sono stato mai citato, l'unico. Neanche una citazione, neanche il mio nome, né di Stefano. Non ho parlato con nessuno, non sono andato su nessun social. Sono stato additato che sono quello che ha fatto più debiti, se ha fatto i debiti nel Lecce. Io non l'ho detto io, non l'ho detto io. Io ho risposto solo ad una domanda a Sky, quando mi è stato detto: direttore, complimenti, che con 8 milioni e mezzo fate questo. E io ho detto, perché sono orgoglioso quando, di quello che abbiamo fatto. Sono orgoglioso, mi devo sentire orgoglioso di quello che abbiamo fatto tutti, ed io come responsabile lo devo essere di più. Io sento Guardiola che è orgoglioso se vince uno scudetto, ma dopo che ne ha vinti 8, e lo dice, a quello che dice Guardiola e Parfum de Doran. Quando parlo io che dico che ci prendiamo i meriti di quello che abbiamo fatto, è male Deodorant, è mal Deodorant, per dirlo in francese. Mi devo vergognare di dirlo? Sono autoreferenziale? No, io sono, mi piace, quando raggiungo un obiettivo mi piace poter dire che su 12 anni mi prendo dei meriti, non il merito, dei meriti di essere stato il responsabile dell'area tecnica del Lecce, del mio territorio, del mio Salento, ed aver contribuito da responsabile ad avere 8 anni fatto vedere ai miei tifosi, a tutto il territorio, la Serie A, da responsabile a te, 8 anni.
Se qualcuno te lo dimentica non fa niente, non gli voglio male. Sono orgoglioso di dire che 3 anni ho vinto la Serie B sui 12 anni. Qualcuno mi dice, ah ma tu dici solo i successi, se dovessimo dire gli insuccessi, che venissero a dire gli insuccessi? Io li accetto, perché non li devo accettare? Ma io devo sentirmi orgoglioso dei successi. È come se un sito di 1000 persone domani diventasse il direttore la facesse direttare la Sibilla, la migliore televisione del mondo con migliori ascolti. Non deve sentirsi orgoglioso, e lo deve dire sempre. Ah, lo dicono gli altri e Parfum d'Odorant. Lo dice Corvino e Trinchiera, siamo autoreferenziali. Scusate, non lo diremo più. Non lo diremo più, perché se noi urtiamo il nostro orgoglio, urta. Se la ripetiamo una volta, due volte, tre volte all'anno, io qui dentro vengo con Stefano, veniamo dopo il mercato di estivo, dopo il mercato invernale e oggi. Qui parlano tutti, ogni giorno, del Lecce. Parliamo noi, una volta che va via l'allenatore, la quarta volta, parliamo troppo. Parliamo troppo, scusate se parliamo troppo. E se quando parliamo ci piace sentirci orgogliosi, di far sentire i nostri tifosi orgogliosi di essere per 8 volte in Serie A, ancora una volta. Io era il momento di tirare le somme, lo fate voi giornalisti. Tirate le somme sempre su quello che facciamo, quello non facciamo, ecco qua. Ancora una volta, siamo qui a vostra disposizione per tirare le somme, anche noi abbiamo il diritto di tirare le somme. E oggi siamo qui non per farci ancora una volta un'auto celebrazione, ma siamo qui per dire soltanto che siamo ancora una volta orgogliosi di aver raggiunto un altro obiettivo, che sommato agli altri ci rende ancora più orgogliosi. Se è peccato, vado a confessarmi. Io di quello che dico ho detto basta giudicare su quelle cose che vi ho detto prima, non c'è bisogno che io le ripeta. Se qualcuno pensa che io ho fatto debiti in Serie B, io ho le tabelle, scusami Stefano, solo pochi minuti, poi vi lascio le domande. Ho solo queste alcune tabelle, perché io sempre con i fatti, non perché vivo di simpatia o antipatia, porto solo i fatti. Queste sono le tabelle di quanto, come faccio io a aver fatto debiti, se siamo andati in Serie A con un monte ingaggi di... Voi leggete quanto sono i monte ingaggi delle Serie B di adesso? Che stanno lottando per andare in A, lo sapete tutti quanti. Noi siamo andati in A, eh? portando dietro su questo bilancio c'è anche Benzarra e Venà, è vera. Siamo andati con i calciatori di una squadra con monte ingaggi questo della Serie A, quello della Serie B, dove sta? Stava qui dentro. Abbiamo portato solo quello della Serie A. Chiedo venia, però era 4 milioni netti e 800.000 euro, me lo ricordo. Con questo monte ingaggi siamo andati in Serie A e l'anno prima era uguale. Come abbiamo potuto noi fare dei debiti se noi poi, questo è quanto riguarda il monte ingaggi. Per quanto riguarda la campagna acquisti e cessioni, sono partito con un patrimonio di 1.800.000 euro di 2 cessioni, Falco e Petriccione, che sono rimasti al club perché le altre erano percentuali da dare agli altri club, e di là sono partito con una spesa minima
per comprare Henderson, che poi ha prodotto 1,8 milioni l'anno, 1,5 milioni l'anno prossimo. E questo è stato sempre la campagna acquisti in Serie B. In Serie A, per tenere fede e per essere in linea con quello che è la sostenibilità del nostro club, non abbiamo mai terminato la campagna acquisti in passivo, mai, in passivo. Il monte ingaggi lo sapete, perché nel rapporto prezzo qualità, prezzo spesa e punti conquistati hanno detto che abbiamo conquistato lo scudetto, e questo scudetto ci inorgoglisce anche. Se sono questi i nostri scudetti, a noi ci inorgogliscono. È vero che non sono quelli reali. Io venivo lo stesso criticato quando dicevo che le Champions League erano scudetti, e mi succederà pure qui di essere criticato perché vinciamo lo scudetto di sostenibilità. Io vorrei essere un direttore che potessi avere budget diversi. La mia proprietà è orgogliosa di poter fare il massimo per questo territorio, e ci mette tanto impegno, tanto lavoro, tanta energia come ce la mettiamo noi, ma non, se non può fare di più, dobbiamo essere orgogliosi di quello che possono fare loro, non sentirsi poveri. Quando noi diciamo queste cose, non perché vogliamo far sentire poveri gli altri, no, perché come io mi sento orgoglioso, sento orgogliosa pure la mia società, non si sente povera nel dire quello che facciamo con le possibilità che possiamo farlo oggi. Ma se di fuori si cerca di essere divisivi, se fuori si cerca di creare equivoci, io non ci sto, ve lo dico, non ci sto. Non ci sto. Chi non è chiaro come sono io ve l'ho detto, ho scelto di morire in pista, come i cavalli di razza. Mi sento un cavallo di razza, sono presuntuoso anche qui. Però non voglio morire crepato, di crepacuore crepato no, anche se ho i papassi, crepato no. Voglio morire in pista, ma crepato no. Bene. Detto questo, per tirare le somme non ci siamo dilungati molto, basta che uno, se vuole andare a valutare le cose che ho detto, ci avete tutti gli elementi per poter giudicare quello che noi abbiamo fatto. Perché voi ci giudicate noi, a noi, ed è giusto, tirate le somme su di noi quando arriva il momento. Va bene? Accusateci di come vi sembra giusto farlo, noi non abbiamo rancore. Se facciamo qualche cosa, ve l'abbiamo spiegato perché lo facciamo, e ve lo diciamo pure. Poi, e questo è il resoconto di questo che abbiamo fatto in questi anni, brevemente. Per quanto riguarda il futuro, ci sarà un altro momento sicuramente, perché noi abbiamo bisogno di incontrare la società. Il Presidente è venuto e ha detto quello che ha detto su quello che è stato fatto sotto l'aspetto societario. Noi l'abbiamo detto come responsabile dell'area tecnica. Ci sarà un incontro, il prossimo incontro sarà con il Presidente da parte nostra, per sapere budget e per sapere come dobbiamo muoverci, in che condizioni ci dobbiamo muovere. Dopodiché si andrà avanti con l'allenatore. Sapete, c'era già un accordo dove in caso di salvezza il contratto era già stato stabilito e programmato. Ci incontreremo con l'allenatore dopo che io avrò sentito il Presidente, per sapere il budget e per sapere come ci dobbiamo muovere, di modo che io posso soddisfare o meno le esigenze dell'area tecnica, compresa anche quella dell'allenatore, in base a questi elementi. E dopodiché parleremo anche del futuro. Per quanto riguarda il futuro, so che può essere una domanda anche d'attualità, perché è uscita oggi la notizia che il nostro allenatore a Primavera, e qualcuno mi chiederà, sì, sono stato avvisato dall'allenatore a Primavera che ha avuto una proposta di andare a lavorare in una squadra di Serie A in Croazia con 2 anni di contratto. E io mi ha detto che stava valutando questa situazione. Siccome è uscita, non è,
non l'avrei data se non fosse uscita, o magari poteva essere interesse di vostra domanda. E quindi sto cercando di, prima di pormi a qualche, alle domande vostre, qualche cosa che andava detta. Prego. Grazie direttore. Adesso spazio alle vostre domande. C'è la prima domanda di Gabriele De Giorgi, Lecce Prima. Ti chiedo anche di specificare a chi ti rivolgi. Sì, vabbè, al direttore Corvino, con una premessa, perché lei giustamente si vanta di essere chiaro e diretto in quello che dice. Io lo voglio essere altrettanto. Se un minimo ci conosciamo, ci riconosciamo anche noi le rispettive, diciamo, attitudini nella relazione. Siccome ha fatto riferimento preciso, sebbene senza citarmi, e magari qualcuno che sta seguendo si sta chiedendo, no, di chi era quell'articolo che parla dell'ossessione sui social, lo dico io, era di Gabriele De Giorgi su Lecce Prima. No, mi assumo le responsabilità come sempre, sì, faccio, e le spiego anche. Ma non sei il solo, però. Non è che io l'avrei fatto perché me l'hai citato te. Io tutta più, se non mi avessi detto niente, ma io ho piacere, scusa, se ti interrompo, voglio dire la parola. Scusami, serenità, se, scusami se non ti ho interrotto. Volevo dirti che non eri il solo, capito? Non sei il solo. Ma che sia solo o male accompagnato, diciamo, poco importa, nel senso che io mi assumo le responsabilità di quello che scrivo. E l'ho fatto in quel momento, visto che poi non ci siamo nemmeno sentiti né ci siamo spiegati, e glielo dico ora perché. Perché non c'è stata conferenza in quest'anno, quelle poche occasioni che lei e Stefano venite a rendicontarci, a incontrarci, in cui dal mio punto di vista, che può essere sbagliato, lei non ha mai risparmiato un certo, diciamo, sottolineature nei confronti di queste bolle social, delle cose che sentiva dire, delle cose che ha sempre citato, questi social, ripetutamente, tanto definirli nell'ultima conferenza onanisti, di onanisti dei social. Ragion per cui, come li ho ridefiniti? Onanisti, credo. Onanisti, cioè quelli che si masturbano sui social, ha detto una cosa del genere. Io non ho usato quella parola, potevi dire quella che ho usato. Sì, perché... no, volevo essere non c'è mica, sta sul vocabolario, quindi magari no, uno ascolta quella, questa parola la conosce meglio della tua, che anche sta sul vocabolario, ecco. Ma questo perché? Perché dal mio punto di vista, che può essere sbagliato perché sono un umile cronista, in quel momento si stavano nascendo degli squilibri che si percepivano nell'ambiente, per cui dal mio punto di vista, di uno che racconta da anni, da 12 anni in Lecce, volevo lanciare un messaggio di, come dire, cercare di mettere il focus sulle cose essenziali, ma un po' tutto l'ambiente. Ma se non ci fosse stato quei riferimenti continui a ogni conferenza, io non avrei parlato dei social. Detto questo, ho sempre accompagnato le valutazioni dicendo che per me non c'è direttore sportivo in Italia delle competenze tecniche che ha lei. Quindi io vorrei che questi incontri servissero anche, perché lei dice, sono venuto senza rancore. Nessuno ha rancore, secondo me, almeno in questa sala stampa, ma questi incontri probabilmente devono servire anche, no, a cercare di venirsi incontro e capirci nelle differenze, perché noi facciamo un altro lavoro rispetto al suo, e spesso dobbiamo guardare all'ambiente nel suo complesso, non solo i dati. Quindi niente di personale, direttore, ma se non avesse parlato ogni conferenza di social non ci sarebbe stato quell'articolo. Posso risponderti? Prego. Allora, quello che stai dicendo io l'avrei apprezzato, quello che tu, io ho fatto riferimento in generale, poi se l'hai fatto in quel generale rientri anche te, dove tu anche l'hai fatto, dandoci proprio un bel titolone, Corvino ossessionato dai social. Allora, dove non è che vado io a vedere quello che scrivi tu, credimi, viene il mio ufficio stampa e me li porta. Non è che sono io che sto dietro a voi. Le cose che sono strane, è il mio ufficio stampa, qui c'è, lo può confermare o se sono mie cose, me le segnala, va bene? Allora, in quel tuo pezzo, dico scusa, che io, vedi, ho generalizzato, non ho detto De Giorgi, lo hai detto te, e io ti sto rispondendo. Ma dicendoti questo, e attenzione, perché io
No, non è che vengo qua perché il fatto già che dico che quello che hai detto te, vedo nemici, non vedo nemici, no, no, non sono io che lo penso, non sono io che lo penso, siete voi che mi date spunto. Il fatto che, e ti rispondo alla tua, il fatto che tu te ne esci di qua e non mi dici niente di quello che è scritto nel pezzo, mi domando perché non me l'ha fatta come domanda oggi e va sul suo profilo Instagram a scrivere quella cosa. Un giornalista ha il dovere di farmele qui le domande, per parlare di calcio, per farmi qualsiasi domanda. Perché deve andare sul suo profilo e scrivere Corvino ossessionato dai social? Perché dire Corvino, basta che rimane in Lecce, poi se Corvino c'è o non c'è, a me non mi frega niente. Perfetto, certo, ma io non ho scritto niente, non ti ho risposto, non ti ho risposto, perché se tu me l'avessi fatta qui dentro ti avrei detto, per carità, io in Lecce, lo sai, siamo tutti leccesi, chi non vuole, però io avere un direttore che su 12 anni ti fa stare 8 anni in Serie A, io penso che tu lo preferisci a un altro che ti fa fare Serie C o Serie B. Bene, perfetto. Allora dico, perché non me la fai qui dentro questa domanda dove io ti posso rispondere? E ti dico, scusa, guarda, non deve essere, scusami, io ti sto dicendo quello che tu hai scritto, che io non ho fatto riferimento, che tu l'hai detto, non io. Il fatto che io non senta rancore è vero. Siete voi che siete rancorosi nei miei riguardi. Non voi, non sto dicendo te, voi. Qualcuno, quello che lo fa, quello che mi scrive, allora ti dico chi? Quelli, non dico, non posso dire il nome, perché siete in tanti. Se Corvino fa 250 presenze in Serie A, che è un record, perché lo deve fare solo Elio Donno e nessun altro quando molti di voi, uno ne fa 50 e gli fate il neretto? Perché? Perché si fa una pagina Amaco? Io porto rancore verso chi mi fa una pagina e non mi cita, è lui che porta rancore verso di me. Ma io non sono venuto qui per dire quello che porta rancore, non sono venuto a parlare né di te né di io, sto parlando in generale. Io vi sto dicendo che io, nonostante tocco con mano queste situazioni, io sono venuto qui oggi a sorpresa, il mio responsabile mi ha dato una maglia di 250 partite in Serie A. Sai che vuol dire 250 partite in Serie A nel Lecce? Che nessuno l'ha fatta. Quanto l'ha scritto? Chi l'ha scritto? Dimmi chi l'ha scritto questo? Neanche il mio social, neanche il mio profilo, neanche l'US Lecce l'ha scritto. Neanche lui, tu pensa un po'. Quando chi fa 50 presenze in Serie A gli fanno i poster, io sono rancoroso con una pagina intera non vengo citato su 9 salvezze e 7 sono mie e non vengo citato, io non sono rancoroso. Allora sono cose che possono succedere, non sto qui a duettare, io sono venuto qui a fare un resoconto. Va bene, non mi fate passare per quello che io sto parlando, per quello che non mi sento, va bene? E vi ho dato un dato di fatto. Non mi ha mai, nessuno mi ha visto su Instagram rispondere a nessuno di voi, nessuno. Chi vuole però farmi una domanda a me, c'è questo luogo, perché andare sul suo profilo? Ma stai scherzando o mi stai prendendo in giro? Scusa, sul Lecce prima chi l'ha scritto questo? Ma scusa, perché te ne esci di qua e non me le fai qua? Perché te ne esci di qua e non me le fai qua? No, siamo in conferenza. Scusa, tu sei in conferenza stampa, perché non me le chiedi qua queste domande? Perché non me le chiedi qua? Dove io ti posso rispondere, no? Scusa Gabriele, tu me le fai le domande, non facciamo diventare una conferenza o una cosa personale, a me non mi interessa delle cose personali, siamo qui a parlare di calcio, va bene? Chi vuole farmi domande di calcio? Io sto dicendo che concretamente a quanto vengo accusato, non lo sono, va bene? Ossessionato dei social, non c'ho profilo Instagram, ce l'hanno gli altri, non rispondo a nessuno, neanche
e ve l'ho detto a chi facendo una pagina intera non mi suita su 7 salvezze che ho fatto in legge, non li porto d'accordo, vuol dire che, se, che non sono molto importanti, che vi devo dire? Passiamo ad altre domande, dai. Direttore, buon pomeriggio. A luglio di quest'anno, il 2023, io ho parlato di Pongracic come forse uno degli acquisti più importanti della storia del Lecce, dal mio punto di vista anche più importante di quello di Umtiti. A distanza di 10 mesi continuo a considerare Pongracic davvero un colpo geniale, un colpo pazzesco, che mi sono chiesto tante volte che ci faccio a Lecce. E in virtù di questo le chiedo quante, lo so che ha detto che parlerete dopo con la società, però già che, quante possibilità ci sono in percentuale che Pongracic possa rimanere a Lecce, e poi qual è il valore che attribuisce a Pongracic, nel senso il valore minimo per il quale lo venderebbe? Il valore, non voglio essere una risposta di circostanza, perché il valore lo dà il mercato, quindi io non ho, se parliamo di valore di ogni giocatore, lo stesso vale anche per Pongracic, quindi questa è la mia risposta. Il prezzo lo fa il mercato, non lo faccio io, lo fa il mercato. Alessio Amato, Calcio Lecce. Salve direttore, ovviamente quando finisce il campionato, oltre alla felicità dei tifosi del Lecce, c'è anche la consapevolezza, ecco, che della propria dimensione, degli occhi di tante squadre sui propri talenti. A gennaio si era parlato di 100 milioni di offerte rifiutate, anche per preparare i tifosi, cosa dobbiamo aspettarci? Senza andare sul prezzo del singolo, ci discosteremo molto da quelle offerte che vi sono già arrivate e che magari alcune verranno accettate, altre no? Anche qui non faccio citazione, riferimento a quanto ho detto io, l'ha detto il Presidente nella conferenza stampa, ha detto che vedrete che, contrariamente a quanto non eravate, non l'ho detto io, ripeto, perché sennò sembra che sono io, ma concordo con quello che ha detto il Presidente, che contrariamente a quanto era stato detto quest'inverno, dove qualcuno aveva detto che eravamo dei visionari a pensare che questa rosa valeva 100 milioni di euro, basta aspettare il mercato. Questo ha detto il Presidente e quello, ecco, questo ti rispondo. Bruno Conte. Siamo stati chiamati visionari per questo, per aver detto che abbiamo una rosa da 100 milioni di euro e che anche quest'inverno siamo stati superficiali a pensare che questa squadra si potesse salvare. Questa squadra non solo si è salvata con 3 giornate in anticipo, ha avuto anche più punti dell'anno scorso. Rispondo, ma ripeto, senza rancore. Bruno Conte, della Norma. Caro direttore, allora ieri faccio una piccola premessa, poi la domanda sui gioielli, sul capitale umano del Lecce. Piccola premessa, ieri ero casualmente ad un convegno di sociologia e un professore universitario diceva che oggi nel mondo esistono due realtà, i social e poi esiste la vita reale. E la vita reale, come ha detto Umberto Eco prima di andare, di volare via, è proprio quella che mette i social un po' all'indice, no? Detto questo, andiamo alla domanda. La vita reale si basa su numeri. I numeri, anche Milano Finanza ieri ha dichiarato qualcosa di clamoroso in positivo riguardo a Lecce. I numeri dicono che mai come quest'anno il Lecce finisce una stagione con 9-10 gioielli che potremmo definire capitale umano, mutuando il titolo di un famoso film: Falcone, Ciandrea, Gallo, Paschiotto, Pongracic, Gonzalez, Banda, Dorgo, Cristovic, e poi anche due in prestito che potrebbero essere teoricamente riscattati come acquisti e piccoli. Mai si era verificato questo nella storia del Lecce, 10 gioielli che hanno tutti mercato, quindi le cifre dicono questo. No, io ho detto prima che contano, no, i dati soggettivi sono importanti, le considerazioni personali sono importanti, però poi per dare veramente un giudizio reale, su, senza andare per fantasia, contano i numeri, contano quei dati che vi ho detto per giudicare una persona. Bisogna andare sui dati, sui fatti, su quello che trova, quello che fa e quello che lascia.
Quindi questo è. Siamo stati, tra virgolette, criticati per essere visionari, pensando che quella squadra valesse 100 milioni, che era una squadra supervalutata per salvarsi. I dati hanno dimostrato che non è vero. Adesso aspettiamo, come ha detto il Presidente, il mercato per vedere se questi numeri si avvicinano a queste considerazioni che avevamo fatto insieme. Filippo Verri viene da Lecce. È tutto mercato web. Buon pomeriggio, direttore. Le chiedo se su Anquist c'è la volontà di riprovare a fare quello che si è fatto lo scorso anno con Udine e Pongracic, ovvero ritrattare per avere, insomma, un prezzo più basso, se c'è la volontà di riaverlo a Lecce. Io ho detto prima che i passaggi per parlare del futuro saranno quelli di parlare con il presidente prima per quanto è la società, per quanto riguarda il budget, e poi incontrarci con il ministro per fare valutazioni su ogni singolo. Oggi Telerama. Buonasera direttore, torno su queste offerte che sono state fatte per i giocatori del Lecce. Ho capito bene? Perché io nell'ultima conferenza stampa, scusami Toni, non ho capito, nell'ultima conferenza stampa mia? No, del Presidente. Ah, del Presidente. Però c'era anche Lecce. Quindi questo è a gennaio? A gennaio. Il Presidente disse che sono arrivate offerte per 100 milioni di euro per i calciatori del Lecce. Voglio che chiarisca, non sono vostre valutazioni, ma sono arrivate delle offerte? Finito il mercato, dopo da gennaio fino adesso sono passati 6 mesi con l'intermezzo solo di una conferenza stampa il giorno della presentazione dell'allenatore da parte del Presidente, e confermate anche da me su una successiva domanda dopo che il Presidente ha detto questa cosa. Io insieme ad unisono abbiamo detto che avevamo, proprio per dimostrare che noi stavamo credendo in quel gruppo, a tal punto che avevamo avuto richieste, proposte per un valore di 100 milioni di euro su calciatori che in quel momento storico c'erano nel Lecce. Lo confermo. Se non ci sono altre domande, ultima domanda, Vincenzo Casilli, Sara Antonioso. Sì, direttore, buongiorno. Io volevo fare un piccolo inciso sulla primavera, in quanto inizia ad essere un bacino importante per questa società. Infatti quest'anno hanno debuttato vari talenti, quali Dorgu, Berisha. Ecco, volevo chiederle quanto può essere ancora ritenuta una risorsa per questa società e quanto come lei valuti questa gestione oculata della primavera. Ecco. Io, se vuoi essere sincero, la valutazione va fatta su un ciclo intero. Siamo partiti che era primavera in Serie B, siamo andati in Serie A, abbiamo vinto uno scudetto e quest'anno ci siamo salvati. Le primavere, come le prime squadre, subiscono, sono figlie di cicli, no? di momenti. Noi il prossimo anno sarà il quarto anno di Serie A ed è, non posso dire altro che è stato molto positivo. È stato molto positivo, e perché il fatto stesso che andiamo a fare per il quarto anno la Serie A, sapendo che lottiamo con squadre veramente che hanno anni e anni e anni di perché non, la nostra Serie A è stata interrotta dopo che andai via dopo il primo ciclo, quindi da tanti anni di fermo vuol dire che non hanno più prodotto delle risorse che da Serie A, e quindi adesso andarle a tirare fuori ci vuole un ciclo completo, perché per arrivare in primavera bisogna partire da Pulcini, allievi, giovanissimi. Noi quest'anno già abbiamo avuto l'Under 16 che è figlia di una programmazione che è partita 4 anni fa, che è arrivata addirittura nelle fasi finali. Abbiamo dovuto incontrare la Juve che era prima protagonista nell'altro girone, e abbiamo perso in casa 3-2, in casa della Juve, pochi minuti dalla fine vinciamo 2-0, abbiamo pareggiato 2-2, quindi stiamo cominciando piano piano anche a lavorare, perché c'è dietro solo il lavoro, c'è solo il lavoro, dietro a tutti noi fuori dal campo, e come società e noi dell'area tecnica, in campo lo fanno gli allenatori,
Ed ecco perché mi sento di dire grazie veramente pure a tre allenatori che in questi anni, la prima squadra e la primavera, che in campo hanno fatto veramente delle, portando Cibaroni dalla Bina e da Versa farci fare 25 punti a 10 giornate dalla fine. Adesso ha pagato solo il merito di essere partito troppo bene, ma il percorso di una squadra come Lecce è avere 25 punti a 10 giornate, non è poco. Goti è arrivato, si è calato bene, ha creduto in noi abbiamo creduto in lui e oggi siamo tutti felici e contenti. Però una cosa che mi preme dire qui, perché qualcuno ci rimprova, perché non parlate di calcio? Ma si parla di calcio, io se volete parliamo di calcio. Allora io nel parlare di calcio, per scomprare anche ogni cosa di... No, io è l'unica parte che... Oppure ho girato dopo di qua. È l'unica realtà dove devo parlare di modulo, nell'altra parte non si parla di modulo. Guarda, ognuno vuole il suo modulo. Ognuno vuole il suo modulo. Chi piace quello a 3 con 3, quello che piace 3-5-2, quello che piace 4-4-2, quello che piace... E ognuno rivendica un modulo. Come si fa ad avere 10 moduli? A sentire 10 persone diverse, e ci deve essere qualcuno che deve dire, in base a quella della sua esperienza, quelli che sono i risultati, stabilire qualcosa, qualche linea. Io, in base a 49 anni di lavoro, una linea, facendo leva anche ai risultati, uno dice: ma Campi, ma io, scusa, ho ammazzato qualcuno se quando scelgo allenatori che condividono con me quei moduli, non è che li impongo, li condividono. Siamo retrocessi in Serie C con un centrocampo a 3, con due attaccanti esterni, con 3 attaccanti, con 2 esterni e 1 centrale. Siamo retrocessi in Serie C, siamo andati in A con questo modulo, siamo retrocessi subito in Serie B. No, sono 2 anni che siamo sempre salvi con questo modulo. Con questo modulo, con la primavera, siamo rimasti in Serie B o siamo andati in Serie C? No, siamo andati in Serie A, abbiamo vinto il titolo italiano. Io però sento trasmissioni, sento cose, il modulo, è diventata un'oppressione. Questa cosa, tra di noi, non ci deve essere, dobbiamo parlare di calcio. Io sono qua per parlare di calcio. Se mi aiutate a parlare di calcio, così i tifosi capiscono, se no... No, io ho tirato le somme, voi le tirate su di me, io posso fare un'analisi tirando pure qualcosa che a noi, come era tecnica, se c'è da correggere, ci dobbiamo aiutare a correggere. Allora io dico, se uno ha qualche dubbio, me lo venga a dire qui, no? Siamo qui in sala stampa, se, non che dopo esco di qua, me lo devo, o se non è presente, se è presente fate la considerazione, me le chiede qua, no? Se dobbiamo crescere insieme. Ma quando dico quello che ho detto, non lo dico perché io ho detto, forse gli altri vogliono essere nemici miei, io non voglio, ve ho fatto gli esempi, sono stato zitto fino adesso, non sono andato a dire qualcosa a nessuno, però se poi uno continua, ve l'ho detto, non voglio morire, uno muore... come dire, di crepacuore, no? E non è che sono queste cose che ti fanno morire di crepacuore, ti fanno morire di crepacuore i risultati. Siccome però tutti lavoriamo per il risultato, essere divisivi tra di noi, non è bello. È bello confrontarsi, dirsi quello che si pensa in maniera normale, critica pure, ma dirselo stando qua, non stando a casa dietro a un coso perché... C'è un'ultimissima domanda, Valeria Coi, Corriere Sentinella. Solo una curiosità, direttore, buongiorno. Ha detto che dovrà vedersi anche con Mister Gotti per definire, per comprendere. Sarà sempre la proposta di un anno poi opzione in caso di salvezza, oppure valuterete anche eventualmente un biennale? Guarda, io penso che questa è un'altra cosa che faccio fatica a far capire. Allora, però scompriamo dopo questa volta per sempre questa problematica, perché se no rischiamo sempre. Oggi lo stesso sono andato alla Camera di Commercio e uno mi ha fatto, non so chi c'era oggi, mi ha fatto la stessa domanda delle cose. Guardate, io ho fatto, io quando sono chiamato da ogni società che ho lavorato, mi hanno detto gli obiettivi e mi hanno detto come quegli obiettivi li devo raggiungere.
E io, se mi sono piaciuti, ho detto sì, dopo quando non mi sono piaciuti ho detto di no. Però l'unica cosa è che io chiedo anche una cosa alle mie società dove lavoro, che la scelta degli allenatori la devo proporre io, la deve proporre il responsabile dell'area tecnica, non me la può dire la proprietà, la società, non me la può dire. Perché? Ma ve lo spiego perché, non perché io sia auto, voglio, no, ma se io sono qui perché anche la mia proprietà o le mie proprietà hanno accettato questo mio desiderio, questa mia voglia, perché io ritengo l'allenatore la persona più importante per due direttori, per il responsabile dell'area tecnica. È come quando ti scegli la moglie. Un matrimonio va bene se ti scegli la moglie giusta, come te la scegli? Prima ti fidanzi e vedi se ti piace e ti fidanzi e la proponi, dici io vorrei fidanzarmi con questa, poi sposarmi con questa, e lo fai e lo dice la società. La società, il presidente, se gli va bene mi dicono ok, se va male mi dicono no, mi possono anche dire no, ne trovo un altro, ne propongo un altro. Non è che io dico la mia proprietà, no per forza questo, no, deve piacere quella mia società. Sempre ho fatto così. Non è mai successo, devo essere fortunato, che ognuno che ho proposto, no, invece qui è divisivo, no, l'ha scelto il presidente, per fortuna che l'ha scelto il presidente. Ma io possiamo stare a dividerci così, nonostante io dicessi queste cose? Presidente, ha piacere perché si fida del suo responsabile, si fida del suo direttore e accetta queste situazioni. Ma è stato dove ho lavorato, non solo qua. Perché crearsi queste divisioni? Ma chi racconta questi film? Chi è che racconta questi film che non è così nel Lecce? Io ho detto oggi nella Camera di Commercio, io quando sono arrivato in un club mi è stato detto, guarda direttore, lo vogliamo a tutti i costi lei, però dobbiamo dire che noi l'allenatore l'abbiamo scelto perché ci siamo stretti la mano a maggio. Ha detto alto, fermi, no, andiamo avanti, perché non voglio neanche sapere che, perché se poi è un allenatore che nonno, perché lui magari pensa che di non poter essere io il responsabile giusto, o io posso pensare che non è il responsabile giusto, preferisco non è, senza che mi dicessero chi. Cioè, si sono riuniti dopo un altro po', sono venuti direttore, però una volta si lo deve chiamare lei quell'allenatore a dirgli che è lei che non lo vuole. Dico guarda, io non lo so chi è, però lo faccio se volete, se no me ne vado io, se io non accetto io. No, dice noi preferiamo perdere la faccia noi purché lei sia il nostro responsabile. Ho chiamato questa persona, gliel'ho detto, mi ha detto direttore, non ci sto. L'apprezzo tanto perché me l'ha detto, però non la condivido. Questo allenatore dopo 3 anni, altre volte ho vinto io sul suo campo, quella volta che ha vinto ha fatto l'ombrello nonno al sottoscritto, ma questa è storia, voglio dire, non è che io mi sto inventando, basta andare sugli annali, perché funziona così nel calcio, ma in tutte le società, in tutte le parti funziona così. Non è che funziona solo a Lecce o con Corvino, da tutte le parti funziona così, perché qua dividersi su questo, che quando le cose vanno bene darle a uno, quando vanno male sempre a quell'altro. Non è così che cresciamo. E ho detto, quindi quando se io sottintesa, cioè se è un nome che con Stefano abbiamo condiviso e abbiamo proposto, quindi ci crediamo, perché se no, quindi nel crederci abbiamo già raggiunto l'accordo di un altro anno in caso di salvezza. La salvezza l'abbiamo ottenuto e quindi non c'è, di che cosa dobbiamo parlare io e lui, se non quello di sapere dopo che abbiamo il budget è come muoverci io e lui con Stefano per andare a fare il mercato. E questo è. Ludovico Malorgio, velocissimo, Corriere dello Sport. Direttore, fermo restando che lei ha tutto il diritto di scegliersi gli allenatori che applicano il modulo preferito. Ecco, io penso di poter dire però che Gotti al suo arrivo qualcosa ha cambiato. In alcune partite ha scelto un 4-4-2
che poi gli ha permesso questo fatto di risolvere delle problematiche, chiamiamo così, tecniche, no? Di trasformare due giocatori sulla catena di sinistra in un punto di forza, schierando insieme quel problema Darlo Torgu e in attacco Cristovic Piccoli, che erano alternativi, sono diventati due punti di forza della squadra. Quindi grazie anche a questa piccola variazione di modulo. Ora è stato un fatto episodico, diciamo così, e poi si tornerà con Gotti al modulo base, al 4-3-3. Allora, io questa domanda non avesse così come l'hai concepita te, no? E me la stai ponendo a me, sarebbe stato interessante chiedere la proponessi a Gotti in questi termini. Mister, se lei arrivando qui avreste avuto Holquisti e Banda esterni, avrebbe lasciato in panchina Banda e Holquisti per giocare solo con... Allora tu avresti avuto più, io non lo so che cosa avrebbe fatto. Se a me mi avesse detto io voglio giocare con 5 portieri, 3 difensori e mi salvo, io avrei detto fai che cosa, ungite, come si dice, ungite tutto, no? Basta che... È la stessa cosa, se io prendo un allenatore che mi piace come allenatore e mi dice io voglio giocare così, io ho vinto con Rizzo 3 volte la primavera giocando col 3-5-2, 3 titoli italiani. Quest'anno Coppitelli ha giocato quante volte con la difesa? 3, ma nessuno le dice qui, quindi io non è che impongo niente a nessuno, non impongo niente a nessuno. Io condivido, quando vado a parlare con l'allenatore, dico mister, come dirò a Luca, Luca, come vuoi giocare? Tu come vuoi giocare per salvarci? Poi io li scegliamo i giocatori in base alle caratteristiche, non sono io che devi giocare così. Questo deve essere tolto da... Perché qualcuno non dice... Io allora, se Coppitelli che ha giocato con la difesa a 3, quante volte ha giocato? Perché non va a dire a Coppitelli? Corvino ti ha detto di giocare, quindi non è vero che Corvino allora obbliga gli allenatori a giocare per forza in un certo modo. Ma perché queste cose nessuno però le analizza e le dice? E invece si vuol far capire che io dico le formazioni. Dovrei avere due stipendi, di allenatore e di direttore, perché anche di allenatore, con il nostro modello, quello che abbiamo fatto sino adesso, che dite che è il modello Corvino, va bene, siamo stati salvi 2 volte, ci siamo andati in Serie A, allora io dovrei prendere pure lo stipendio di allenatore, perché faccio i moduli. Domenica sono andato in panchina, certo, ma che ci fa in panchina? Voglio avere il terzo stipendio, pure da team manager, voglio fare le sostituzioni. Mi viene, scusa, perché? Non perché sono ossessionato, perché sono gli altri ossessionati su questi concetti che non sono veri. Si è parlato di orientamento del direttore. Ma scusa, io sono il responsabile dell'area tecnica. Io sono il responsabile, posso avere io dopo 49 anni e visti i risultati un orientamento, un'idea pure mia? La posso avere o sono gli altri che mi devono imporre? Io non le pongo agli altri, gli altri me le devono imporre a me? No, scusami, no, rispondimi adesso a me. Io ho fatto una premessa. No, ma io adesso ti ho fatto una domanda. Se io passo per quello che gli altri, ognuno mi deve imporre un modulo a me, che sono il responsabile, che le linee guida, se trovo uno che le condivide le porto avanti, nel momento in cui per qualche partito qualche cosa non le condivide, non sono quello che... E vi ho fatto l'esempio, e più di così. E io, come ha detto Conte e Bruno, cioè uno per giudicare le persone basta fare, analizzare i dati, i numeri, le cose, allora dopodiché può giudicare, e non perché siamo simpatici o siamo antipatici. Se non ci sono altre domande, ringraziamo il responsabile della tecnica Pantaleo Corvino, il direttore sportivo Stefano Trinchiera, a tutti quanti voi, buona giornata. Grazie.